Rieccoci, chiedo scusa per il lieve ritardo, ci sono questioni organizzative per il festival e i prossimi tavoli, ma rieccoci ritrovati e i miei sinceri e onesti complimenti a tutte le persone che sono riuscite a rimanere vive fino ad adesso dopo una giornata non semplice di appuntamenti, appunto dalle 10 di mattina che siamo qui a seguire ininterrottamente degli interventi veramente molto interessanti, ma comunque anche molto pregnanti, quindi veramente grazie di averci seguiti e anche chi ci sta seguendo online. Allora, per terminare un pochino più in leggerezza questa prima giornata di convegno, abbiamo disegnato questo ultimo tavolo, appunto, in cui andiamo ad approfondire alcune delle best practices che si sono affermate nel corso degli anni, appunto, in giro per l'Europa e ovviamente anche in Italia. Come potrete vedere, io sono solo qui perché, visto che abbiamo cercato di prendere degli interventi che venissero veramente dai quattro angoli d'Europa, abbiamo molte persone che vengono da in giro e quindi la lingua prevalente di questo intervento sarà ovviamente l'inglese. Quindi poi eventualmente comunque dovesse esserci qualcosa che non fosse chiaro per tutti. Per fortuna tutto questo è in diretta e poi rimarrà fruibile anche in differita sui canali social Facebook e YouTube del Festival Pianistico Bartolomeo Cristofori, quindi può sempre recuperare in un secondo momento. E niente, quindi io partirei direttamente così. Let me switch to English to greet this fantastic, really fantastic guest that we have for this panel, the last panel of today. And I would love to start this session with Graciela Melisco Thornton from Julie's Bicycle, one of the most interesting and important consultancy, I dare to say, of the world and of for sure of Europe, that has been facing the topic of sustainability and music and live music and performing arts and classical music too for a long time. So welcome, Graciela, and thank you for being here. Grazie Alessandro. But I'm going to speak in English. Happy Of to be course. here today with all of you. When I started working in environmental issues and climate change issues many decades ago, I have to say in the last century, we never thought that the climate crisis was going to get to this point. So the next 10 years are really critical to reduce our emissions. We are looking at reducing our emissions by 50% for 2030. Some countries are accelerating in Europe and want to reduce 100% emissions for 2038, 2040, but the overall target is 100% emissions for 2050. I'm not going to focus actually on climate change today because I strongly believe that we need to jump into action. So I'm going to speak about the activities that the cultural sector is doing, particularly the music sector. I'm going to put some examples and some of the activities that we are doing. To do this, I would like to share my screen, and also it's a good way of keeping me on time. So since we got 10 minutes, so I'm Yes. going to open a window. And I'm going to, sorry, go to the top. And I'm not going to show my, I'm It trying not works. to show We see my, it. but yeah, it works. Okay, that's perfect. Just a few words about Julie's Bicycle. Julie's Bicycle is a charity based in the United Kingdom. It was created in 2007, specifically for the music sector. The mu music sector wanted to know how to reduce their carbon footprint, how to improve the environmental performance, and that's when Julie's Bicycle was created. Now we work with all sectors. I think this
cross-sectoral approach is quite important, really, to learn from each other. So we work with the visual arts, we work with the performance sector, we work also with the music, obviously, museums, literature. So all sectors are coming into the movement, really. So we are focusing on ways where arts and culture can become net zero carbon, restoring nature, inspire public action, and champion climate justice as well. This was the first report that Julie's Bicycle produced about the greenhouse emissions produced by the music industry, and you can see all the different topics that the sector is interested in now. We got this map of resources in our website. I really encourage you to have a look. So we got resources about understanding your data, considering carbon offsetting, creating an environmental policy and an action plan, how to switch to 100% renewables, a very, very key topic, learning about digital impacts, reducing plastic use, learn about biodiversity, just to give you a very, very quick overview of the resources available, which are all for free. In terms of the work we are doing specifically, I lead the consultancy team at Julie's Bicycle. So we provide one-to-one support and training and capacity building to the cultural sector. With the music sector, we've been looking particularly at the environmental impact of touring, which include artist travel, freight, routing and logistics, accommodation, food and drink and venues. With venues, we've been focusing on energy consumption particularly, but we also do quite a lot of work around green production, how to develop sets, for instance, that are more zero waste, environmental friendly, or using the principles of the circular economy. And then we also look at the production elements in the supply chain, merchandise, instruments, different elements of how to engage with everybody in the supply chain. In terms of understanding your impacts, the work we've been doing with orchestras, we normally start trying to measure impacts, really. This is before COVID, I have to say, where artist travel was actually dominating the environmental footprint, as you can see in this graph. Then we have freight travel with around 9%, accommodation, and show power. If you look at it from a venue point of view, obviously, it's going to change significantly. If you look at it from a venue point of view, Graciela, looking at sorry. Yeah? Graciela, I have to interrupt you. You have to actually change the slide when you go on, because otherwise we are still stuck with the first slide you opened with. Yes. Oh, really? I have changed. You don't see the new ones? No, we are unfortunately stuck with the PowerPoint screen. Oh, with the first one? Yes. Okay. Can you see them now? There must be a delay with the Wi-Fi. No. I think you're sharing the wrong windows. Because my screen is... That's strange. My screen, I was looking, I was... Which screen? Can you see key decisions in programming? Yes, exactly. Now it works. Okay. Yeah. Thank you. Okay. So you missed all the previous ones. But the only thing is that now I move it and it's not... I think it's something on how the computer is talking to the system, because I move the presentation and it's not moving. Yeah, can you see maybe the presentation?
No, we cannot. Maybe it's better to just go on without because it's stuck. Yeah, okay. We can share it with the participants later, of course. So thank you. Yeah, we can share with the participants later. Yeah. So, yeah. Sorry about this. Can you hear me though? Yes. You can hear me. Okay. So, as I was saying, when we work with orchestras, one of the areas that we start looking is at the environmental impacts of traveling, fundamentally. And from there, we look how that links to the business plans. And is it possible to implement a plan to reduce air travel, fundamentally? Is it possible to make a decision that we're going to establish a limit of, let's say, 6-8 hours of traveling by train, and after that start considering air traveling? So that's the sort of conversations we are having at the moment with different orchestras. What are orchestras doing? So I was bringing some examples. We've done a lot of work with Opera North in the UK, which they got a very, very comprehensive sustainability plan. And for instance, it's during COVID, they made sure that all staff is trained in carbon literacy. They also establish zero waste principles when they are designing a stage and different elements of performance. The other Orchestra for the Earth, for instance, has a very novel approach to addressing touring impacts and addressing biodiversity, and they donate a tree with each ticket. So another area where orchestras are doing quite a lot of work is in terms of comms, digitalizing as much as comms as possible, reducing the use of paper in marketing, and using electronic tickets as well. So those are areas where many orchestras are looking into at the moment. I wanted to speak a little bit about our Spotlight program. Our Spotlight program is a program where we support the largest venues to reduce their energy consumption. So, and this is a program that has had a really great success. We are looking into between 10 and 15% reduction in energy consumption in 2 years. And we look at operational issues, we look at fabric, we look at how to use energy in the venues in a different way. And this program is sponsored by Arts Council England, and Julie's Bicycle provides all the consultancy support, peer learning, capacity building as well. We got frequent training sessions with all the operational managers, and we link into senior management as well in those areas. So that's a way of looking at working on these issues collectively, which makes things easier, much easier, really. Because sometimes then I am aware that energy issues can be a little bit dry. Another area we are working quite a lot with the music sector is in terms of renewable energy, encouraging all the venues to procure renewable energy. That requires quite a lot. There is a lot of technical questions that normally you need to ask to your supplier to make sure that you got the best of the green tariffs. So that's an area. And with events, open air events, we are also working with different musical events where we look into replacing the use of diesel by batteries. So that's an important area as well, if the event is using diesel to power outdoors activities. So
That's just to give you an overview. As I said, we got quite a lot of resources online. We are now working also with a lot of, we have several spin-offs in the music sector. So the event sector is now looking at these issues again collectively. And then we got a movement of Music Declares the Climate Emergency that is looking into organizing activities with the music sector, and where there is a classic Declares Emergency group as well as part of this movement. So we are quite pleased to see this growing awareness and also seeing the cultural sector rapidly changing conversations. And this is something I wanted to finalize in terms of the value of changing conversations. We see at the cultural system as an ecosystem, as relationships between artists, venues, producers, sponsors. And we focus a lot in the intersection, in those relationships, and in the importance of opening up these conversations between the sectors. Even initially, it may not look very, very practical or very, very tangible, but that's definitely the way to start, and the way that you are looking into introducing these conversations through this festival. One step after this is to many artists use what we call green riders, and green riders are specific questionnaires that they use to engage with venue and asking the venues for their environmental performance, and that's a different way. And then we are seeing also artists coming with specific clauses in their contracts as well, when they negotiate their performance. That's a much more formalized approach, and looking into, well, we would like to see a vegetarian menu in associated activities with a concert or with a festival. So we got a number of artists coming with this, which is very important because food also has between 20% and 30% of carbon emissions impacts when you look at the whole all the sectors, or you have artists saying we don't want water in plastic bottles. We have a dance company that they travel around with their own water supply to reduce the use of plastic during rehearsals. So we are seeing quite a lot of leadership and artists talking through Instagram and social media about these issues, which is quite promising as well. So apologies, I couldn't have the visual support, which I think it provides a little bit, company to the world. It was very clear, nonetheless. Okay. I have a really short question for you. Thank you for everything, because of everything that we are actually doing. And I wanted to ask you, what do you think Italy could do more, and if there are some openings to international cooperation in these climate change projects? Yeah. So one area we are looking at the moment is we have this digital carbon footprinting, and different countries are licensing this digital carbon footprint because it requires adaptation and translation as well. So that's an area where Italy could support the sector as a country, maybe having this digital online resources, definitely, but this goes always with capacity building, really, getting people together and doing more training, more learning from each other. We've been working with a number of organizations in Italy, and I didn't mention, but we've been doing work also at city level. And that's a very important area, really, in terms of linking cultural policies at city level and cultural practices.
So because it's got additional benefits in terms of creating place, giving cultural identity to towns and cities. So that's a growing area. And again, it's about linking infrastructure, existing infrastructure to cities and cultural actors, really. So I think that's an area for more development. And then the other area I didn't touch, we work with Arts Council England, and Arts Council England require to all the organizations they fund to have an environmental policy, an action plan, and to report on indicators. And we manage that reporting, and once a year we publish a report around that. So those links between funding and implementing climate action is an area where not only the UK, but other countries are looking into, really. And that's we are working also, we are speaking to funders of art in Spain and also in Germany and in Denmark, in many countries, actually, in Sweden. And they are looking into incorporating also, because that provides a framework for mm-hmm. for reparative environmental impact. Okay, thank you. Thank you so much. And yeah. I warmly suggest you to go and dig into what Julie's Bicycle does, because it's really fascinating and really, really important. So thank you so much, Graciela, for being here and explaining to us a little bit how it works. Yeah, you are welcome. So I will jump, because not to be too long, to our second guest. We just mentioned Germany, and so I would be honored to invite here Mr. Detlef Hoos from the Orchester des Wandels here. So hello, Mr. Gross, maestro. Hello. He's the president of the orchestra. And I would love to start with just a question, which is, what is the Orchester des Wandels? So hello to everybody. Can you hear me well? Yes, fine enough. Fine. Good. Thank you. And first, I have to say it's a great honor for me to be here, and especially a great honor to speak after Graciela Thornton, because I got a lot of profit in our work by using the green creative tool from Germany version from Julie's Bicycle's carbon footprint calculator. So thank you very much for this. What is Orchester des Wandels? Orchester des Wandels means the orchestras of change. And change, there is a change in the society, and we have to go with this. And so we are a society. It started with, let's say, 2 years ago with five friends. I am basically a musician. Sorry to say that I didn't mention this. I'm basically a viola player in the opera in Mannheim. And we had five friends, and asking the question, we know that something is wrong with our way of living, and that something has to change. And what can we do as a musician? What is the role of the musicians? What is the role of culture? What is our responsibility? And we ask ourselves, what can we do? And I can say what we could do is so far beyond everything I expected that I'm really happy at the moment. If I'm looking into what will happen in the cultural scene in Germany at the moment, or what is happening. So we founded a society of orchestral members, of the members of orchestra. At the moment, we have now, 2 years later, something like 3,000 members. And we ask ourselves, what can we do? What is our role in this change? And what are the fields where we can make a difference, when we can make an impact? First, the question, of course, why? Why do we do this? This is obviously that there has to be done something, but one primary question is, if things are changing, what would happen if we do nothing? As a cultural scene,
we are speaking by the real impact, we are quite small. So basically, if we did, or if we would not have done anything, nothing bad would happen. I think the government makes new rules and we have to react to those rules. But if we always run after rules that are made for us, that means less culture. That means less strong role, and we are sleeping for the most important issue of our time. So we said, if we take the possibility to form, to shape the new society and to go ahead with those issues, that would be a great thing. And we asked, what could we do? And the first thing, the very first thing, and the very most important thing is, what is different between we are musicians or we are theater makers or cultural people? What is so different between us, let's say, in comparison to this other society, car building or whatever? We are so viewable. Our viewability in the society gives us the possibility to push this item, to push this issue into society more, to make a difference. I'm playing in the orchestra in Mannheim, in the opera orchestra, and we sell 350,000 tickets every year. That means if we really reach out to the people and try to encourage them to do things different, then there can be a big change, much bigger than what I can do as a person myself. And if you look, we have now something like 20 theater and 25 orchestras. So it's 20 theaters, each of them having 100,000 of tickets every year, go out and tell the stories. There will be a change. So our viewability. And how do we do this? This is a very interesting and very moving thing. You can combine music with information. You can combine music with pictures concerning this issue. I will make one example for you. What we did here, this was an idea of our young orchestra in Mannheim. They made the combination and played this Morgenstimmung von Edvard Grieg. Everybody knows this piece. This is a really beautiful description of nature in the morning. Everybody knows this piece. And if you would imagine seeing a film to this, you would say, oh yeah, let's see sunflowers in the morning and so on. But we showed that was this Braunkohletagebau. That means this mine where the coal is mined, so total destroyed nature, to this beautiful music. And the impact to the audience was incredible, because in this moment you feel the need for healing. You feel the need for healing, doing things different. So let's take the issue of climate change, the issue of sustainability in our cultural message. That's the first thing what we thought we can do. And we are doing a lot of, we call this climate concerts. And this is really strong. People go out of this concert very in a changed way. Then the second point we can do is support environmental projects. So we collect with our concerts money to plant 1,000 hectares of rainforest in Madagascar. This is just a possibility, and a lot of other projects. So just to do something, to make something good again. Of course, if we are looking, and this is the Julie's bicycle thing, we are looking on our carbon footprint as the musicians as well, and we make a big network and collecting data and collecting knowledge how to do this. And my English comes to its borders. I'm sorry. It's the thing is, if we look out to our carbon footprint,
you have to really know a lot how to do. And we have specialists, we have scientists. And for example, on our homepage, there's a grüner Leitfaden has this, that you can read what you can do in theater, for example, or in an orchestra. We are caring for those things as well very, very strongly. And then the most important thing, and I'm so happy that Garcia Thorne said this, is this networking, this working together. Climate protection, environmental protection, sustainability is a team sport. We have to work together and we have to share our knowledge. The knowledge is there. This is, you don't have to invent something totally breakthrough new things. Everything is there, but people don't know how to use. And this is a really good energy going. If we go to the orchestras, we go to the theaters and share our knowledge, how to reduce our carbon footprint. And this is the most important things, this networking. We're working together with scientists and then to make it again to the first point, if we have a really good scientist who is can say something about what is going on in the nature at the moment, and we're playing music to this like really beautiful music about nature, there comes something really special. And this is how we can do things. Let's say in culture, I have got a lot of discussion with people, and the main issue is fear. People are fearing the change. And what we can offer in music and in theater and in culture is invite people into utopic rooms where they can see that things can be better, can be done better. And there's a new quality evolving, new quality of life if you do things different. It's not that we don't have to do this, we don't have to do this, it's forbidden to do this. No, it's like, let's look for a new quality of life, of better being together. And if in a theater we can invite, we can create rooms like this in a festival, for example, and then invite people to this to lose fear from change. And this is a very, very important item for me as well. So, for example, I think a lot of the problems our planet has just comes from overconsumption. From overconsumption. And why do people do that? Because they are not fulfilled in their life. But culture, music is luck, is fulfillment, is happiness beyond any consumption. So if we invite people to live a fulfilled life, perhaps they don't want to go shopping that much anymore, but do more things that give a really meaning to their life. And I think this can be the possibilities of culture. And we are making a really big wave in Germany at the moment. And the fact that I am here is a sign that it is viewed more outside than only Germany. Thank you, Detlef. Yes, what you are doing in Germany is really outstanding, and I would really love to see an orchestra of change also in Italy, taking from the biggest opera houses and symphonic and chamber orchestras all over the place. But I think we are a little bit far away from that. But still, it's really interesting to go. And even here, I strongly encourage you to just go and dig deeper in what also they are doing, because it's really, really inspiring. So thank you so much, Detlef, for your inspiring words. Yeah, you're welcome. And I seriously invite every orchestra in Italy out there to take contact with us. I really would love to explain how we do and what we do. And I think join us or found your own Orchestra des Wandels in Italy. Yes, definitely. Thank you. Thank you. So we will jump to the next guest. And sorry to our international guest, we will speak shortly in Italian, because I would love to ask here Mario Pan,
dall'Orchestra della Scala. Abbiamo menzionato più volte quest'oggi l'Orchestra della Scala per questo imponente piano dedicato alla sostenibilità che appunto sta mettendo in atto, primo dei veramente primissimo dei teatri italiani, e se posso essere sincero essere il primo dei teatri italiani è il ruolo che compete proprio al Teatro della Scala, quindi siamo felicissimi di vedere che ha scelto di prendere questa leadership in un ambito così, così centrale, così importante. Quindi vorrei chiedere a Mario Pan appunto in cosa consiste questo tanto nominato piano per la sostenibilità. Buonasera a tutti e grazie innanzitutto per l'invito a partecipare questa sera. Sì, si tratta, come hai già introdotto tu Tommaso, di un piano, di un progetto molto esteso che coinvolge sostanzialmente tutti gli ambiti di attività del teatro. Va ricordato che il Teatro alla Scala produce tutti i propri spettacoli, quindi è un teatro grande con quasi un migliaio di dipendenti diretti della Fondazione che lavorano nei settori più disparati, dalla produzione degli allestimenti scenici alla parte amministrativa, alla parte tecnica, ai magazzini depositi. Quindi esistono tantissime figure che agiscono all'interno della Fondazione e possono contribuire con il loro lavoro quotidiano al miglioramento dell'attuale situazione, quindi a una riduzione dei consumi, una riduzione delle emissioni, a un minore impatto ambientale e a quella che viene definita in inglese la carbon footprint, quindi l'impronta ecologica, per meglio dire l'impronta di produzione di anidride carbonica, dei derivati nella propria attività quotidiana. Il progetto è molto esteso perché è iniziato anzitutto con la partnership di due dei nostri fondatori della Fondazione Teatro alla Scala, che sono Edison e Eni, grazie ai quali stiamo portando avanti una diagnosi energetica delle sedi più importanti, quindi non solo del teatro del Piermarini, ma anche di tutte le parti che sono state costruite durante la grande ristrutturazione degli anni 2001-2004, tutti i laboratori di scenografia, di attrezzeria, di scultura, carpenteria metallica, falegnameria, tutte le sartorie, i magazzini costumi, le sale prova esterne, insomma una grande estensione, parliamo di decine di migliaia di metri quadri di spazi che vengono in questo momento analizzati. Noi stiamo radiografando gli spazi del teatro per vedere come si comportano dal punto di vista energetico, della loro efficienza energetica, nel rapporto tra l'edificio, gli impianti che lo gestiscono e le persone che ci vivono, quindi i fruitori di questi spazi. E questa approfonditissima analisi, che come potete immaginare coinvolge una mole enorme di dati ambientali, di temperatura, termigrometrici, della CO2 prodotta, tra l'altro in questo periodo di emergenza pandemica è necessario ricambiare l'aria molto spesso, molto più spesso che in condizioni normali. Va evitato che si produca un aerosol contagioso all'interno degli spazi, quindi gli impianti sono sottoposti a maggior stress e i consumi sono inevitabilmente più alti. Quindi la gestione di tutto questo è un aspetto fondamentale che va curata in maniera molto dettagliata. Questa enorme analisi, questa radiografia di tutti gli spazi porterà, e ci stiamo arrivando proprio ora perché proprio in questi giorni lo stiamo concludendo, porterà a definire quali sono gli interventi prioritari da mettere in campo nelle varie sedi della Fondazione. Chiaro, sul teatro storico, sul Piermarini, non possiamo immaginare di fare grandi interventi di efficientamento dal punto di vista degli isolamenti, eccetera, ma sicuramente la parte di gestione può essere aggiornata ai più raffinati sistemi di gestione energetica all'interno degli ambienti costruiti che esistono oggi, questo grazie anche a altri partner della Fondazione che già da decenni cooperano con noi per questi temi, altri interventi ben più importanti potranno essere attuati invece sui laboratori, per esempio sui depositi, su tutta la parte tecnico-amministrativa nuova, e sulle migliaia di metri quadri di spogliatoi, di laboratori, depositi che noi abbiamo anche qui in Piazza della Scala e in tutte le altre sedi esterne.
Però, come dicevo prima, gli interventi sono di ben più ampio respiro, non riguardano solo l'efficienza energetica degli edifici, riguardano la vita quotidiana delle persone, riguardano dopo tutto la cultura aziendale che diventa anche in parte cultura diffusa delle persone, che devono contribuire con il loro comportamento quotidiano, con la propria responsabilità a migliorare la situazione attuale. E interventi di questo tipo passano in tantissimi ambiti diversi. Il servizio di ristorazione aziendale, per esempio, è un ambito in cui sono possibili molti interventi. È già stato citato l'obiettivo dell'essere plastic free, cioè dell'eliminare completamente l'utilizzo della plastica, delle bottigliette di plastica principalmente, ma in realtà di tutta la plastica all'interno del ciclo del servizio di ristorazione. Qualcuno, ma sono proposte un po' estreme, diciamo, un po' fondamentaliste, propone anche di eliminare la carne dai servizi di ristorazione. Non è una cosa che noi attueremo, ma alcuni teatri, per esempio, lo stanno considerando e alcuni lo stanno già facendo, quindi hanno convertito la ristorazione per i propri lavoratori eliminando la carne. Questo perché l'impatto ambientale della produzione di carne dal punto di vista del consumo di acqua e dal punto di vista della produzione di gas metano, quindi di gas serra e di conseguenza il riscaldamento globale, è un impatto significativo. Noi non ci siamo ancora arrivati, non credo sia un argomento che qui a Milano nello specifico potrà essere affrontato in tempi brevi. Tramite altri partner, per esempio BMW, noi già abbiamo dotato la fondazione di una mobilità completamente elettrica. Utilizziamo abitualmente per gli spostamenti in tutte le sedi della fondazione, che sono sparse non solo nel comune di Milano ma anche all'esterno, nell'Interland, per esempio i depositi, delle scenografie, delle attrezzerie. Utilizziamo una mobilità completamente elettrica ormai, grazie ad alcune autovetture fornite da un altro fondatore, che è appunto BMW. E grandissima importanza ha la gestione dei rifiuti, il riciclaggio e quindi a monte la raccolta differenziata. Questo viene però spesso inteso come raccolta differenziata a valle di tutti i processi, quindi una volta che io produco il rifiuto lo differenzio per poterlo destinare a riciclaggio o altri cicli di riutilizzo. In realtà questo tema può essere affrontato in maniera molto più efficace se lo si pensa non solo andando dal prodotto al rifiuto, ma al contrario, cioè considerando già dai materiali e dai metodi che si usano a produrre qualunque cosa un'azienda produca, tenendo a mente e considerando fin dall'inizio gli aspetti di riutilizzo, di riciclo, di differenziazione poi dei rifiuti prodotti, minimizzando anche i rifiuti prodotti. Per un teatro questo è molto importante, per esempio per la produzione di allestimenti scenici. Se già a monte un allestimento scenico è pensato per essere anzitutto costruito con materiali ecosostenibili, a impatto ambientale minore, addirittura alcuni teatri hanno preso in considerazione e realizzato allestimenti scenici solo composti da materiali riciclati. Sono esperienze anche qui, sono le primissime, quindi sono pionieristiche, ma esistono. Quindi già considerare in fase di progetto di un allestimento scenico il fatto che debbano essere usati certi tipi di materiali e non altri, e certi tipi di montaggi e assemblaggi e non altri, che permettono poi una volta in fase di demolizione di separare il più possibile i vari materiali e quindi di poterli gestire in una maniera molto più efficiente, consente a valle di tutto, quando poi un allestimento scenico arriva alla fine del suo ciclo di vita, non è più utilizzabile e quindi viene demolito, consente una maggiore facilità e sicuramente un impatto ambientale minore rispetto a quanto veniva fatto in passato, che era non considerare questo aspetto, e quindi in fase di demolizione si avevano materiali molto spesso inscindibili fra di loro e quindi la frazione di rifiuto non differenziato era molto alta. Oggi naturalmente la situazione sta cambiando e sta migliorando molto. E tornando al primo aspetto di cui stavo parlando, che è la diagnosi energetica, alcuni interventi che questa diagnosi ci porterà ad effettuare
In realtà sono già stati anticipati, perché alcuni erano fondamentali dal punto di vista tecnologico, e quindi non abbiamo nemmeno atteso la fine dello studio, perché già dall'inizio, già in fase embrionale, sapevamo che certi interventi era fondamentale poterli portare avanti. Quindi già da 3 anni, sempre con alcuni partner della fondazione, abbiamo avviato la transizione di tutti gli impianti di illuminazione di tutte le sedi completamente a LED. Noi ormai abbiamo degli impianti, in particolare nei laboratori di scenografia, dove molte delle tele e degli elementi di scenografia sono ancora dipinti a mano. La preziosità dell'artigianato degli scenografi in questo deve essere esaltata al massimo, e quindi deve essere fornita una qualità della luce che sia il meglio possibile. E quindi gli impianti di illuminazione che abbiamo installato completamente a LED sono in grado di leggere la luce solare che arriva già naturalmente all'interno dei laboratori e di compensare la frazione di luce solare mancante. Quindi, man mano che il sole si abbassa durante il pomeriggio e va verso il tramonto, le luci compensano la frazione di luce solare mancante aumentando progressivamente la loro intensità, così da garantire non solo la massima efficienza energetica e quindi l'utilizzo minore possibile di energia elettrica, ma anche la migliore qualità della luce possibile ancora per chi fruisce questi spazi, per chi li vive quotidianamente. Altri interventi molto importanti che verranno fatti, per esempio sulle unità di trattamento aria, avranno un impatto notevole non solo sull'efficienza energetica, ma anche sul comfort della vita dei lavoratori e degli spettatori del teatro. Poter gestire nella maniera migliore non solo la temperatura, ma anche l'umidità e anche i livelli di anidride carbonica all'interno dell'atmosfera, che è un'atmosfera chiusa all'interno di un teatro, permette un miglioramento del comfort ambientale, sia dei lavoratori che degli artisti, che naturalmente del pubblico. Ho ancora qualche momento, altrimenti andiamo pure alle domande, magari sono spunti per argomenti più interessanti. Guarda, avrei proprio una domanda molto, molto rapida, ossia uno dei grossi problemi che vediamo spesso nelle istituzioni italiane è la difficoltà a fare rete e a condividere anche le informazioni. E avete già previsto, ad esempio, una condivisione dello studio, dell'output del progetto man mano, anche per poter consentire ad altre fondazioni lirico-sinfoniche, penso domani ad esempio avremo il Teatro Massimo di Palermo con Giambrone qui al convegno, o l'Orchestra Toscanini di Parma, ebbene, per poter vedere quello che la Scala sta facendo e capire che cosa si può effettivamente implementare anche nei propri teatri? Allora, certamente la cooperazione fra i teatri è fondamentale, infatti alcune delle idee, degli spunti, delle ispirazioni che sono venute per grande molteplicità di interventi che noi faremo, io ve ne ho enumerati pochissimi rispetto alla totalità, ma anche perché sono quelli più interessanti per il pubblico, non voglio poi annoiare con aspetti troppo tecnici, però alcuni di questi spunti sono già venuti tramite il confronto con altri teatri, e non solo italiani, con altri teatri anche europei. Primo fra tutti l'Opera di Vienna, perché il nostro attuale sovrintendente Dominique Meyer era prima sovrintendente proprio a Vienna, quindi il collegamento è molto semplice, si parla quasi tra colleghi proprio, ma anche con l'Opera de Paris, per esempio, che ha un programma molto ambizioso di non solo efficientamento energetico, ma di riduzione dell'impronta ecologica di tutte le attività dell'opera in generale, e in particolare l'Opera di Parigi ha dedicato una persona responsabile solo di questo argomento. Io me ne occupo come coordinatore di tanti progetti all'interno della fondazione, sia di efficientamento energetico e di riduzione dell'impronta ecologica, sia di innovazione tecnologica, quindi da quest'anno sono stati avviati molti progetti della Scala di veramente transizione, non solo ecologica ma anche tecnologica, di innovazione digitale. Sono naturalmente progetti complessi che richiederanno anni per il loro compimento e l'implementazione
definitiva, ma che daranno certamente i propri benefici. L'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto ambientale sono dei valori, ma direi degli imperativi assolutamente doverosi per qualunque istituzione, direi qualunque azienda ormai. In particolare l'efficienza deve essere sempre perseguita in istituzioni quali la nostra, che beneficiano anche i fondi pubblici. E quindi certo, la responsabilità etica ambientale passa anche attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche che devono essere utilizzate al meglio, nella maniera più efficiente. Assolutamente, grazie mille Mario per la tua esaustiva relazione, e veramente non vediamo l'ora di osservare quello che appunto la Scala riserva nei prossimi anni, appunto, di questa applicazione di questo piano, veramente, e anche a poter ulteriormente studiare e approfondire quello che si può fare nei nostri teatri e nelle nostre istituzioni per ridurre la nostra impronta ecologica. Grazie mille. Grazie a voi. I would love to return to a foreign country for the last time today and to ask here Samuel Goldscheider to join us as both representative of the Verbier Festival and Harmonic Progression. And we are got to closing, and yes, I think we can start even here asking, well, two questions. The first is, what is the Verbier Festival doing for climate, and what is Harmonic Progression? Thank you, Alessandro. The Verbier Festival, so I've been working there for 5 years, and in 2019, I set up what's called the Green Project. So it's really an informal part of the people who work all year for the festival. We thought, well, what can we do to try and limit the negative effects that our festival has on the planet? So unfortunately, the last edition of the festival, we had another big subject to deal with, which was COVID. So we couldn't focus so much on this. But in 2019, we did have a lot of interesting experiments. So really, one of the main focuses of the Green Project is to try and make people aware, each person, whether they're working backstage, serving, refreshments, or if they're running the whole theater, or if they're a soloist coming in, or even if they're a member of the public, to make all of them aware there is something you can do to help, to make your impact better for the environment. So before people came to the festival, they received a PDF which said, how can you have a green festival? So for example, for orchestral musicians, it would have instructions about recycling in Verbier, or it would have suggestions for staff to, for the people that, rent cars, for them actually to find ways of walking instead of us renting 50 cars during the festival. And constantly just driving, 600 meters from here to there. And in the end, walking is better for the air quality. It's better for everyone's health. That was one of the things that we were trying to inspire people to do. So really the goal is that people make their own decisions. It's not us forcing anything, because if you force people, it doesn't come from a deeper place. If you inspire someone, if you explain to them, look, this is good for you, and it's good for the planet, it's good for everyone, then they make that decision. You know what? I'm not going to drive. I'm actually going to walk today. I'm not going to use my car, or I'm going to have one of the meals today. I'm just going to have a vegetarian meal, or I'm not going to buy water from plastic bottles, and I'm going to drink this incredible, the festival is in the Swiss Alps, so the water is the best in the world. And just to share a couple of interesting experiences I had at the festival,
One day we organized, we had what was called a vegetarian weekend, and we organized a breakfast in backstage in one of the venues, and anyone who was playing at the festival or working could come and have a free breakfast. And what we did was, first they had they got their bowl, and then there were lots of things that they could put in their bowl. So it started with like porridge, because I'm from England, so porridge is very important. And by every single thing, we had written how much protein was in a spoonful. So they would take the porridge and they would see, okay, well, there's 3 grams of protein in this spoonful, you know, and they would go along. And the idea was to make people realize that there are sources of protein in vegan food. And it's really nice because coming back this year, so we did that 2 years ago, and then this year I had people coming up to me and saying, Sam, I still remember that that breakfast we had. And, you know, I've been eating those things sometimes in my life since then. And so, you know, they were touched by this and they understood the importance. So that was a nice thing that we organized. And another interesting thing was, before the orchestral musicians came, they were asked to fill in, I sent them a carbon calculator. So I told them, it was on a website, and they would put in, I'm flying from San Francisco to Geneva and back. And it would then tell them how much carbon dioxide their flight emits on average. And that way, you know, 150 people did this, and we got the data from the so we could see how much it was estimated that the carbon dioxide output of these flights would be. And at the same time, it came from the musicians doing it themselves, you know. So instead of one person sitting somewhere and doing this all themselves and keeping all the information to themselves, we actually invited the musicians to do this. So they found out about this. Some of them, I'm sure, didn't even know that this was an issue. This is what I'm finding a lot at the festival, that even though for some of us, the climate change thing is a daily discussion, for some people, it's not at all on their radar. So really, it was a good way of making sure that they know about it. And so that's the Vermeer moving festival. On to harmonic progression. Of course. So harmonic progression is completely separate to Verbier. It's for the whole of the classical music world. It's volunteers. We're all volunteers. So anyone listening to this is very welcome to take part. They just have to contact me. They can go on the website and get in touch. And I'm sure there'll be something that you can help us with. Harmonic progression is there to make everyone in classical music realize that you can do something. It's there to give information about the problems, and it's there to give ideas of solutions. We also run specific projects. So I can give you an example. We're running something called Strings for All. We're basically collecting used strings. So let's take Europe. Many string players, they will use, you know, they will play on their strings. Professional string players will play on their strings only for a few months, and then they will change them. And they change them because they're perhaps not concert quality, but they're perfectly fine for a musician in Colombia whose family cannot afford to buy strings. So the idea is that we collect these strings here in Europe. And we collected in our first collection, we did it this year in January and February, we collected 5,000 strings all over Europe. So we had 25 volunteers in lots of different cities, unfortunately none in Italy. And what happened was, they would reach out to their networks, they would explain the concept, and then they would collect strings. And what we did then was, we sent these strings to Venezuela and to Colombia to donate them to the musicians who need the strings most. And we've now been putting up on our website photos of the people receiving the strings. So, you know, someone in Paris can give a string and then they can see, ah, this person in this part of Colombia received my string. So it's a way of making the project very visible.
And that's a very short introduction to harmonic progression. I'm aware that we don't have much time, so I invite you to have a look at the website and to contact me if you'd like to get involved. Thank you, Sam. Thank you really for explaining what is the Verbier Festival doing, and I do really hope that major festivals such as the Verbier Festival are going to tackle more and more the topic of climate change, of course, and to start, I know it always sounds so too late already to start doing something, sooner or later we will have to start doing something. And so I really hope that also this green project will grow, and in the next editions we will have less to do with COVID and more with climate change. So, and also thank you for explaining what harmonic progression is. Actually, I strongly suggest also here to get to know a little bit what they are doing, and if to see if there is a possibility to cooperate also from Italy, as he was saying, because sometimes it can be really, really easy. One of our moderators, for example, Paolo Petrocelli, he is the general director of the Accademia Stauffer in Cremona, is one of the biggest, the major strings, especially string instrument academies in Europe. And so, for example, for institutions such as these, to donate used strings, for example, to other countries could be a fantastic way to recycle. And this, for example, could be extremely interesting. Thank you so much, Sam. Thank you, Alessandro. And we finally reached the last guest of the day. Time to switch again to Italian. Hopefully time to see her again. Beh, ovviamente la connessione funzionava perfettamente fino al momento in cui dovevamo chiamarla sul palco. Comunque dovremmo esserci. Valentina, tu senti? Sì, mi senti? Okay. Sì, perfetto. Ecco. Ok. Ecco qui, Valentina Volpe Andreazzi, è il modo con cui chiudiamo, appunto, e vi salutiamo quest'oggi, parlando non soltanto dei suoi progetti, appunto, che ha portato avanti con il tema del cambiamento climatico, ma anche per sentire, questo è uno dei sensi, del senso un po' anche di quest'ultima tavola, per sentire un altro punto di vista di un musicista, come per Detlef Voss e l'Orchestra des Fandels, anche per Valentina, che è invece una cantante, per capire anche come un musicista può, volendo, aiutare, se si ingegna un attimo. Spero che la connessione regga, questa è la grande incognita. Grazie Alessandro, fammi un cenno se non mi senti. Andare molto bene. No. Riproviamo. Vabbè. Riproviamo. Riproviamo. Grazie Alessandro, ti guardo. Grazie Alessandro per l'invito e complimenti per il festival e il convegno di oggi, veramente meraviglioso tutto, e sono emozionata ad essere a Padova, almeno virtualmente, ad essere tornata a Padova, perché il mio, diciamo, percorso inizia proprio a Padova, tra università e conservatorio, dove appunto ho studiato relazioni internazionali. Ed è da questo Trade Union che nasce il mio sogno di unire la musica alla diplomazia. Prego, c'è stato un piccolo salto, ma tutto sommato siamo andati avanti. Sì, ed è, nasce Music for Diplomacy, appunto, per come sogno di utilizzare la musica come strumento per le relazioni internazionali. Allora, io provo a condividere lo schermo. Vediamo se la connessione regge, altrimenti faccio come la collega e vado a braccio guardando il mio volto. Provo, Vediamo. Tu dimmi se si vede la mia presentazione. Al momento si vede, sì. Dimmi sì o no. Sì, sì, si vede bene, si vede bene. Ok, grazie. Io non vedo più nulla, vedo solo la presentazione.
Grazie Alessandro. Appunto, come dicevo, Music for Diplomacy, ho tenuto le slide in inglese così per bilanciare la comprensione anche con il pubblico, però parlerò in italiano. Music for Diplomacy nasce appunto da questa idea di connettere le culture attraverso la musica e alla riscoperta delle nostre comunque radici storiche, culturali e musicali attraverso il patrimonio culturale e musicale. E di portare la musica al di fuori dei teatri, perché no? Magari durante una conferenza diplomatica. Vediamo degli esempi, appunto, che vorrei condividere con voi. Nasce, per esempio, la prima volta nel 2013 con un incontro quasi casuale che ho appunto avuto mentre frequentavo l'Accademia del Teatro alla Scala con la Convenzione delle Alpi, questo organo istituzionale del Ministero dell'Ambiente, che appunto ha organizzato una conferenza dedicata, il tema era la preservare il patrimonio, diciamo, alpino e i corsi d'acqua a Bruxelles, e sono stata incaricata di organizzare l'interludio musicale prima della sessione di voto. E mi chiesero appositamente di dedicarlo a Giuseppe Verdi, poiché era il 2013 ed era il bicentenario di appunto dalla nascita di Giuseppe Verdi. Coinvolsi Fazioli, appunto, per rimanere in tema comunque di brand italiano, di un'eccellenza italiana conosciuta in tutto il mondo e appunto che utilizza il legno di risonanza delle nostre valli come quella di Fiemme. Ecco, appunto, si vede il Fazioli e io con il sottosegretario di allora, Marco Flavio Cirillo, del Ministero dell'Ambiente. Lessi una lettera di Giuseppe Verdi prima di iniziare il concerto, che Giuseppe Verdi scrisse parlando dei politici dell'epoca quando si stava formando il nuovo Regno d'Italia, e appunto diceva quanto non ci fosse bisogno di tanti colori politici, ma solamente di buone teste e di ingegno. E quindi voli introdurre il concerto con, diciamo, una nota verdiana anche sulla situazione dell'epoca, che si protrae comunque, l'uomo rimane sempre lo stesso. Un'altra cosa interessante, appunto, che un altro momento musicale che ho avuto l'occasione e l'onore di organizzare è stato al Parlamento Europeo. Possiamo vedere appunto Mr. Navracsics, che è stato Tibor Navracsics, che è stato il commissario per le politiche giovanili e culturali e per l'educazione, e la commissaria Benkowska, che è stata la ministra per le piccole e medie imprese, l'onorevole De Monte, poi c'era anche l'onorevole Silvia Costa, ed era una conferenza dedicata ad Aquileia, crocevia dei popoli. E allora lì che cosa ho fatto? Appunto, nello spirito di Music for Diplomacy, cioè quello di studiare il topic della conferenza e di andare a creare un programma poi musicale che sia quello dedicato appunto all'argomento che viene trattato. E quindi qui, assieme a dei colleghi musicisti di musica antica, abbiamo cantato e suonato, abbiamo appunto performato dei canti dei pellegrini e dei viandanti che da tutta Europa, passando per Aquileia, poi si andavano verso, appunto, si dirigevano verso Gerusalemme. Ed è stato appunto molto, molto interessante portare lì, ecco, questo patrimonio culturale musicale in luoghi dove non ce lo si aspetta. Questo è il terzo piano del Parlamento Europeo, perché è così che possiamo arrivare, secondo me, come artisti, nella nostra missione anche, all'intelligenza emotiva di chi ci sta ascoltando. Eufonia, nel 2018 Europa Nostra, che è una delle associazioni europee più importanti per la salvaguardia del patrimonio culturale europeo, lancia una call per giovani artisti sulla reinterpretazione dell'Inno alla Gioia.
Bene, ho radunato intorno a me dei colleghi meravigliosi, tra cui appunto il compositore Marco Cazzuffi, che è lì presente in sala e che saluto affettuosamente, e anche lui, patavino e conosciuto tra i corridoi del Conservatorio di Padova. Quindi abbiamo reinterpretato la nostra versione dell'inno alla gioia, unendo Beethoven, e quindi mi ricollego anche a quello che si diceva questa mattina, che appunto l'anno scorso avevate il topic era Beethoven, la fratellanza, l'amore, la gioia anche per ciò che è il creato intorno a noi, e ci siamo riconnessi proprio attraverso questo a Leonardo, al suo studio particolare, meticoloso dell'uomo, della natura, dell'uomo all'interno della natura, e abbiamo scelto questo luogo qui, che è Base Milano, dove è stato lanciato l'anno europeo per il patrimonio culturale, ed è un luogo che appunto valorizza. Base Milano è un'associazione che ha preso questo luogo qui, che sono l'ex Ansaldo, appunto lo stabilimento Ansaldo, e l'ha rivalorizzato. Ecco, anche questo secondo me è una cura dell'ambiente, cioè riutilizzare, rivalorizzare quello che già c'è di esistente. Eufoni è stato uno dei migliori, considerato uno dei migliori contributi che sono arrivati poi ad Europa Nostra, e ha avuto un bellissimo percorso, perché appunto è stato portato al Parlamento europeo, siamo stati invitati dall'onorevole Silvia Costa a presentare Eufonia, abbiamo avuto l'occasione di conoscere il maestro Ezio Bosso, ed è stato emozionante, perché è stato proprio quella giornata famosissima nella quale lui ha parlato di quanto un'orchestra sia un esempio virtuoso per la società e per come appunto dovrebbe essere il funzionamento di un organo e di una società, un funzionamento virtuoso. E appunto raccontava di come la musica sia come la vita e che si possa fare solamente insieme. Ed è così che abbiamo pensato ad Eufonia. Scusate. Poi siamo stati invitati dal presidente del Comitato Economico e Sociale, Luca Jaillet, a performare Eufonia dal vivo, e quindi non più solo un video, ma dal vivo con due ballerini, che si vedono, in Commissione Europea. Ed è stato emozionante, perché poi oltre ad Eufonia, il compositore Marco Cazzuffi, su testo di Jaillet, ha composto un madrigale meraviglioso per quattro voci e fagotto, quindi per un quartetto vocale fagotto, e come potete vedere eravamo invitati con Greta Thunberg. Era il 2019 e lei era lì appunto durante questa assemblea plenaria del Comitato Economico e Sociale dedicato alla società civile, a un nuovo rinascimento europeo per la società civile. E noi eravamo lì a rappresentare la musica e lei l'ambiente. Era la prima volta che la vedevamo, in Italia ancora non era conosciuta, quindi è stato molto bello essere tutti lì appunto insieme e creare una connessione tra l'importanza delle politiche ambientali e culturali insieme. Questo è lo spartito di Vitruvian Europe, che è stato scritto appunto dal maestro Cazzuffi su testo di Jaillet, su questo testo meraviglioso di un suo discorso. È stato proprio ripresa alla rinascimentale il tutto. È stato composto appunto della musica su uno scritto di un personaggio importante come appunto il presidente Jaillet, che diceva di Vitruvio. Egli considerava che l'architettura non fosse solo geometria, ma soprattutto il mezzo per dare forma alle relazioni umane, sia private che pubbliche. E per questo diceva che ogni opera deve essere utile e durevole, e poi deve essere bella, capace di innalzare gli spiriti e soddisfare la vista. Dalla turbolenza delle sfide che abbiamo evocato ci salva dunque la sete di vero, di bello e di bene, che anima ogni impresa umana
degna di questo nome. Mi sembra una frase che raduni comunque tutto quello che è stato detto fino adesso. Mi sentite sempre, vero Alessandro? Sì, 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 la connessione si è magicamente ripresa, perfetto. Sì, non diciamo. Perché a un certo punto mi era venuto il dubbio di stare parlando da sola. Vado avanti. Grazie Alessandro. E la Vitruvian Europe, ecco, che è un esempio che vi volevo appunto raccontare. Continuo raccontandovi due concerti bellissimi che l'anno scorso, nello spirito di Music for Diplomacy, quindi di questo dialogo interculturale, sono stati creati per l'inaugurazione di Mittelfest, uno dei festival più importanti, diciamo, della Mitteleuropa, Europa's Journey, che tra poco vi racconto, e poi per un festival del Friuli Venezia Giulia, La Voce dell'Acqua, perché come tematica, appunto, è nata poi dal trait d'union di questi due concerti, è nato quello che sto portando intorno in questo momento con il trio, con l'Abdo Buda Marconi Trio, sulle tracce di Europa, dove connetto la musica lirica d'opera con la world music e con la loro musica, perché questo è un trio molto che mi ha affascinato fin da subito, perché ha un insieme di radici e di tracce nel suo insieme, poiché Ashti porta con sé tutto il suo bagaglio culturale della cultura curda e siriana, Manuel della cultura ebraica e Fabio della cultura italiana e balcanica, e quindi abbiamo pensato di raccontare per sensibilizzare la società civile, anche come si diceva prima, perché il ruolo dell'artista è, secondo me, quello di farsi da tramite per raccontare qualcosa e per ispirare anche l'ascoltatore a qualcosa di virtuoso e di bello. Ecco, dobbiamo educare alla bellezza anche. E con sulle tracce di Europa, Tracing Europa, il mio desiderio, il nostro desiderio, assieme a quello degli artisti poi che incontrerò sulla strada di questa tournée, perché vorremmo creare anche un dialogo con altri artisti di altre culture, raccontare le origini appunto del nostro continente, del nome del nostro continente, e lo si deve alla figura mitologica della principessa Europa, che era fenicia, quindi era libanese, e dunque queste origini medio orientali anche europee. Volevo porre un focus sul Mediterraneo, sull'importanza di questo mare e delle sue genti. E, la principessa Europa viene rapita sulle sponde di Sidone da Zeus trasformato da toro, che in realtà l'aveva seduta poi in groppa, sulla sua groppa, lui da Sidone la porta a Creta, e da lì lei diventerà madre di tre figli, tra cui uno sarà Minosse, e da lì la mitologia racconta poi che questo nome entra nel nostro continente e quindi dal Libano, da quella parte di Vicino Oriente che appunto in questo momento sta attraversando un periodo terribile della sua storia, Europa entra nella Mitteleuropa e in Europa. Questo è un racconto, proprio per porre l'attenzione a tutti, diciamo, di questo. E concludo raccontandovi anche quanto secondo me sia, e secondo i colleghi con i quali collaboro, importante anche la parte della educational e della formazione. E in quarantena, durante la quarantena dell'anno scorso, la prima, ho dato vita assieme a dei colleghi dell'Accademia del Teatro alla Scala, dove appunto ho studiato progettazione delle performing arts e pedagogia musicale, mi sono diplomata in direzione di coro delle voci bianche. Dopo vi faccio vedere una chicchina. Con questi miei colleghi che ho incontrato nel corso dei miei studi, abbiamo
deciso di creare uno storytelling su Instagram, utilizzando le storie di Instagram per raccontare un pochino la storia dell'opera, facendoci aiutare da altri colleghi sparsi nel mondo e che non potevamo vedere, ma potevamo raggiungere attraverso la tecnologia, e colleghi di Juvenilia, per esempio il network dei giovani amici dell'opera lirica, attraverso il soprano Giulia Semenzato, il maestro Marco Librando e tantissimi altri colleghi da Teheran, dalla Siria, che hanno voluto raccontare con noi. Ognuno di noi aveva 15 secondi per raccontare come si può dire? Dobbiamo andare verso la conclusione. Se concludiamo, benissimo, gli Opera Tellers. Grazie, Alessandra. E poi un'altra cosa molto bella, questo è il coro delle voci bianche che ho diretto, volevo mostrarvi questo disegno bellissimo. Al coro mi sento libera, per me è come un campo dove correre. Ecco, se noi educhiamo alla bellezza, alla disciplina anche, all'educazione, perché cantare, fare musica vuol dire comunque avere un certo rigore anche, ma in armonia, ecco, io credo che sia una cosa bellissima poterlo trasmettere alle nuove generazioni. Questa è una delle missioni dell'artista. Un'ultima cosa, con gli Opera Tellers siamo stati invitati poi alla conferenza panalpina, prima conferenza panalpina su territorio e cultura, a prendere parte di questa conferenza online l'anno scorso. Music for Diplomacy è stato uno dei partner scientifici e attraverso gli Opera Tellers abbiamo, oltre che raccontare la musica della montagna, la musica, quindi il topic naturalistico attraverso altri artisti che ho invitato a far parte, abbiamo raccontato anche Guglielmo Tell e tutta la storia, appunto, e l'ambientazione. Ecco, io concludo, quindi il mio intervento in musica, però vorrei concluderlo in musica, e quindi faccio partire questo video Eufonia. Spero che vi piaccia e buon ascolto. Speriate. Ode alla gioia. Bene, grazie mille, siamo riusciti ad arrivare alla fine di questa prima giornata, grazie mille Valentina, e
siamo appunto siamo sopravvissuti queste tante, è stata veramente una giornata lunga e intensa con adesso, una quindicina abbondante, ventina di ospiti, e I really really thank all the international guests we had, especially in this last meeting, and that has been heroically been following also the Italian guests, and ovviamente grazie a tutti coloro che hanno seguito, italiani, per aver seguito tutti gli eventi in inglese. Noi quindi abbiamo finito con questo primo giorno e domani andremo ad approfondire ulteriormente il tema, spero anche in un modo veramente molto concreto e proattivo, attraverso la grande tavola rotonda conclusiva del festival, del convegno appunto Musica e Ambiente, in cui direttori artistici, sovrintendenti, appunto AGIS, Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo, avranno modo di concretamente discutere di che cosa fare, di quali scelte strategiche fare nelle prossime giorni e nelle prossime programmazioni, spero anche appunto vedendo quali punti di contatto con quello che abbiamo visto oggi si possono trovare. Vi ricordo che questa sera alle 20.45, quindi fra un paio di ore, avremo Ian Bostridge e Saskia Giorgini a Teatro Verdi di Padova per l'inaugurazione del festival pianistico Bartolomeo Cristofori, che appunto Green New Music tratta il tema della natura in ogni sua sfaccettatura, e quindi oggi avremo modo di ascoltare Die Schöne Müllerin, La bella mugnaia di Franz Schubert, che è forse uno dei cicli in cui il tema della natura entra con maggiore preponderanza. Grazie mille ancora e buona serata.